la funzione sociale dello sport è riconosciuta da tutte, tranne per ora che dalle leggi della Repubblica. E quindi dobbiamo colmare questa lacuna e far sì che il governo, che è impegnato sul tema dello sport, con un occhio di riguardo giustamente alle scadenze del grande sport, apra anche la pagina, e c'è la volontà di aprirla, dello sport per tutti, dello sport di base, dello sport di cittadinanza. Quali sono gli elementi più importanti di questa proposta? Beh, allora, il riconoscimento vuol dire dare dei diritti in più. Io parlavo dei volontari. I volontari dello sport sono la metà dei volontari italiani, ma non sono considerati volontari. Quindi non si può avere un permesso al lavoro, non si può chiedere alle fondazioni bancarie un sostegno per un corso di formazione o per un progetto. Con la legge si sana questa discriminazione. Ma è chiaro che sul concetto di fondo non si può che condividere. È chiaro che l'attività sportiva in questa regione, come nelle altre, ma anche in questa regione, è retta dal volontariato e che deve avere anche una sorta di tutela e di incoraggiamento forte. Dopodiché andiamo a discutere nel merito. Il progetto, la legge che sta proponendo l'onorevole Fossati non è ancora arrivata nella commissione degli assessori regionali allo sport, che dovrà poi esprimersi, vediamo se in maniera unitaria o meno. Io posso dire una cosa, che se parliamo di impiantistica dobbiamo stare molto attenti e sicuramente sostenerla e chiedere con forza ovviamente che arrivino anche dei finanziamenti nazionali, perché è evidente che i bilanci regionali in questo momento non possono andare incontro alle esigenze impiantistiche che hanno le società, anche se io personalmente credo di essere andata molto incontro con un accordo siglato col credito sportivo. Però due sono i concetti che voglio dire. Uno è che sicuramente c'è da fare, ma bisogna stare molto attenti a cosa si intende per impiantistica sportiva, perché non può accadere, come invece è accaduto in passato, che vengano finanziati, quando c'erano dei fondi importanti, gli FSC, delle strutture che poi però non vengono gestite, perché non si è mai pensato con lungimiranza se un impianto, una volta che veniva finanziato, ristrutturato, fatto, poi c'era una capacità di gestione. E quindi dobbiamo pensare a questo, e da quello che mi dicono è stato uno dei rilievi che è stato fatto, quindi su questo mi trovano assolutamente concorde. Dobbiamo ragionare su finanziamenti all'impiantistica che però derivino da degli accordi di programma, per cui poi non ci troviamo con l'impianto nuovo e nessuno che lo sa gestire, come purtroppo è già accaduto in Liguria. Uno sport, come piace definirlo a noi, uno sport di cittadinanza che abbraccia tutte le varie tipologie, quindi non dimentichiamo ovviamente lo sport competitivo, ma c'è tutto uno sport che è socialità, che è benessere, che è prevenzione sanitaria, che è sostenibilità ambientale, che è integrazione, che è inclusione, che ci piace mettere oggi in evidenza. Proprio anche i recenti dati Istat sul non profit ci dicono che a livello nazionale, ma soprattutto in questa regione, le associazioni, le società sportive, il mondo del non profit sportivo è il primo attore di tutto il sistema del terzo settore. Oggi la città metropolitana è molto contenta di aver dato il patrocinio a questa iniziativa, perché l'idea non è solo di pensare a trovare soldi per investire sullo sport, ma anche cercare di usare bene gli strumenti, come per esempio l'ultima disposizione per quanto riguarda le agevolazioni dell'atto sull'acqua, tutto quello che è il sistema che è a servizio dello sport.